trasformazioni, il lavoro resta un fattore decisivo di appartenenza, di identità individuale, familiare, sociale. Io credo che più che controcorrente abbia agito con un po' di preveggenza, questo sì, un po' di lungimiranza. Lui era l'uomo che credeva, aveva questo grande sogno dell'unità sindacale, lui l'ha perseguita fino in fondo. Fatto sindacato con la testa e non con la pancia, quello che dovremmo vedere di riconquistare un po' oggi, no? Se non avessi conosciuto Carniti non avrei lasciato il lavoro universitario e non mi sarei immerso per decenni nel sindacato. Pier Carniti ci ha reso orgogliosi di essere. La CIS di Carniti, la Confederazione di Anni, con lui è morto. Fare sindacato in un modo coraggioso, avere delle proprie idee, delle proprie proposte e poi non aver paura di portarli avanti. Carniti mi lascia il modo d'essere da sindacato, cioè un sindacalista che come noi lo fa per tanti anni e lo sarà sempre. Dopo un'assemblea molto concitata, contestata, eccetera, a un certo punto cercano di aggredire Carniti. Ha riproposto il mestiere del sindacalista, del sindacato, di fare il sindacato in azienda. E addolorati per aver perso un amico fraterno. Siamo qui per dare l'ultimo saluto a Pier Carniti, un grande uomo, uno straordinario sindacalista che ha segnato davvero un'epoca. Oggi la CIS Piemonte ha inteso convocare un proprio organismo, il massimo organismo qui in Piemonte, che è il nostro esecutivo, allargato a figure anche che hanno avuto, come dire, il privilegio di lavorare con Pierre e quindi di conoscerlo. Sono state fatte e sono state immaginate da parte sua, penso, le cose giuste nel momento dato. Quale fu l'atto più coraggioso che fece? Il tenere insieme le generazioni, il saper guardare alle necessità del mondo del lavoro di quell'oggi e saper traguardare anche nel contempo e preservare il futuro dei giovani. Saper unire quindi e non dividere, cosa che mi pare oggi purtroppo nel paese prevalga. Quest'uomo seppe intercettare le speranze. Credo che intercettare le speranze sia il nostro compito. Lo sia sempre stato, ma credo che oggi lo sia più che mai. Perché il bisogno di speranza è forte nel paese e le fasce più fragili come quelle giovani non vorrei che se noi non riuscissimo a intercettare queste speranze per loro si trasformassero in cocenti delusioni. Per tornare a vedere il sole occorre innanzitutto impegnarsi con efficacia e determinazione a unificare il mondo del lavoro. Mi ha colpito lo scorso ottobre la lettera ai dirigenti sindacali, a tutto il movimento sindacale, a tutti i dirigenti, dove in quella lettera lui, a seguito delle dichiarazioni di Di Maio, denunciava i rischi di un'involuzione politica e sociale. Voglio solo soffermarmi su alcuni ultimi richiami lui in quella lettera, dove diceva: ricordatevi che senza un rapporto unitario il sindacato non va da nessuna parte, in un'epoca dove la politica tende a rioccupare tutti gli spazi. Io credo che quella frase l'abbiamo un po' vissuta sulla nostra pelle, nel nostro agire sindacale. Il sindacato
sindacato deve ritornare a occuparsi dei più deboli, deve porsi la questione come redistribuire il lavoro e la ricchezza. Un messaggio forte che ci mandava Pier Carniti con quella lettera di ottobre al gruppo dirigente. È stata una persona certamente che non ha mancato di fare sentire le sue idee. Io mi ricordo anche un ultimo passaggio recentissimo, che è quello del referendum istituzionale, dove anche in quell'occasione comunque sia, magari io non lo vedevo in modo diverso rispetto a lui, ma non ha continuato, pur anche in questi ultimi anni, a denotare quella voglia di far politica, di segnare, come si dice, una presenza, di segnare una voglia anche di fare sindacato a modo suo. Il fascino e l'originalità di questa persona era notevole. L'audacia e il coraggio di quest'uomo mi hanno sempre conquistato. Non dimentichiamo che Carniti è stato un uomo del mondo. Lui ci ha mandati in Cile, in Brasile, in Perù, in Polonia a intercettare queste speranze, che non sono mai speranze di una provincia del mondo, ma sono speranze del lavoro. Anche una morte inevitabile e attesa ci ha emozionati, perché riguarda noi. Carniti non è un uomo solo al comando, è una grande figura della nostra vita, ma partecipa di una storia comune. Il sindacato non è un fai da te, è un fai con altri. Oggi non sono calati a Reggio, amici e compagni di Reggio, i barbari del nord, ma con gli impiegati, gli operai del nord, sono tornati a Reggio i meridionali! Sono arrivati i calabresi, i pugliesi, i campani, i siciliani, la gente costretta ad emigrare, e sono tornati per affermare il loro impegno a battersi, a lottare per poter ritornare, ma non per un giorno solo, per poter ritornare perché altri non siano costretti a partire. Grande capacità di Carniti, di Macario e poi di Carniti immediatamente dopo, quale fu quella di ricostruire con Marini l'unità dell'organizzazione. Sì. Anch'io ero presente alla presentazione, per la presentazione del suo libro, e lì non dico che lui fece un intervento in cui diede un po' le consegne, insomma, non è che fece questo, però fu un intervento, come dire, non solo di complimenti, ecco, posso dirlo, fu un intervento in cui riprese alcune questioni per dirci, beh, guardate che su alcune cose fosse opportuno che anche il sindacato, no, non la CISL, ma anche il sindacato in qualche modo, come dire, viaggi in una direzione, stia attento ad alcuni fenomeni che stanno L'eredità che mi lascia Pier è quella di un sindacato autonomo che punta a coniugare la difesa dei diritti dei lavoratori e le tutele dei lavoratori con l'interesse generale del paese, e nel fare questo si assume talora anche delle responsabilità che forse altri soggetti, compresa la politica, non è in grado o non vuole assumersi. Questa è un'eredità ancora oggi valida e forse sarà ancora più valida per il futuro. Beh, ci sono due cose che sono molto importanti invece della personalità di Carniti, che potevano colpire un giovane come me. Una era una voce, sembra strana, e che fumava il sì. Il tema della riduzione d'orario, lavorare meno, lavorare tutti, è stato uno slogan di grande impatto politico e anche contrattuale. Lui ci ha insegnato al fatto che bisogna avere sempre una visione, solo gli stupidi non cambiano idea, e riuscire a discutere con tutti di questo. La maggior parte della CIS, se lui avesse chiesto di proseguire, di andare in deroga, loro no. In realtà lui un po' è stato tentato, però alla fine aveva detto a Marini che dopo 5 anni l'avrebbe fatto lui.
se posso dare un suggerimento a tutti, ristamperei il suo intervento conclusivo all'assemblea, al congresso dell'85, quando eravamo tutti lì che piangevamo, da farlo leggere ai giovani, ma anche a quelli un po' meno giovani, perché è stato un testamento spirituale, una summa di che cosa deve essere fare sindacato, assolutamente straordinaria e indimenticabile. Si può senz'altro convenire che nel compito che sta di fronte al sindacalismo confederale non c'è niente di facile, ma credete a me, non c'è neanche niente di impossibile. Sul grande ruolo che era avuto nel cambiare la CISL, ho visto che anche in questi giorni, che pure sono state scritte molte cose, nessuno ha richiamato il fatto che i mandati, la durata dei mandati, degli incarichi dirigenziali, non è stato richiamato. Io penso che al di là della storia che poi ha dovuto i mandati, nel senso che li abbiamo poi anche tirati, hanno determinato una funzione nel cambiamento dell'organizzazione pari a quella che ha avuto la decisione di mettere la donna, cioè la rappresentanza di genere all'interno delle segreterie. Non mi dimentico il Consiglio Generale dove si decise la rottura, quindi si decise il 14 febbraio, quindi la firma dell'accordo. Anche con grosse scontri all'interno. Mi ricordo anche come fu decisa quella scelta, con appello nominale in Consiglio Generale. Io intervenni anche in quella occasione, quindi fui uno dei pochi che intervenne in quel Consiglio Generale. Quindi. È un passaggio che è stato fondamentale per rimettere in sesto la baracca, perché la baracca stava facendo acqua da tutte le parti e ha saputo tenere la barra dritta, e direi che quella fu uno degli snodi fondamentali per la nostra organizzazione. Quando sono stato a Firenze la settimana scorsa, il giorno dopo l'ho chiamato per dirgli come era andata, e lui mi ha detto: Bruno, questo è un commiato, saluta gli amici. Ma occorre svegliarci. Sia perché non c'è più tempo da perdere, credo, ma soprattutto perché, come diceva Aristotele, la speranza è un sogno che si fa da svegli. E questo è il mio augurio per tutti voi, per il sindacato, per l'impegno che vi sta di fronte e per le sfide che sono certo saprete raccogliere. Prestigio, autorevolezza, autonomia alla CISL. Ecco perché non lo dimenticheremo mai. Caro Pierre, continueremo a batterci, anche a nome tuo, per un progresso sociale ed economico che non tagli fuori nessuno, per un vero cambiamento del mondo del lavoro, capace di includere tutti, uomini, donne, giovani, anziani, immigrati. Ecco cosa ci direbbe di batterci per loro. Caro Pierre, ti vogliamo bene e ci mancherai tanto. Ciao Pierre, che la terra ti sia lieve.